Bene, oggi parliamo di politica. Parliamo di politica perché ci sono state le elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento italiano domenica scorsa. Elezioni molto importanti. Bene, chi ha vinto? Di Maio. Ha vinto Di Maio. Chi è Di Maio? È il leader dei 5 Stelle. Chi sono i 5 Stelle? I 5 Stelle sono un movimento di cittadini che vogliono cancellare la politica corrotta. Bene, quindi 5 Stelle. I 5 Stelle hanno preso il 32%, quindi il primo partito che è uscito fuori dai risultati di queste elezioni, però la coalizione, quindi il gruppo di partiti vincente, è la coalizione che era possiamo dire, capitanata da Silvio Berlusconi, che ha preso il 37% addirittura. Però il partito di Silvio Berlusconi non è più il primo partito d'Italia, non è più il secondo partito d'Italia, non è più il terzo, è stato superato anche dal suo alleato che si chiama Lega, il partito della Lega, partito di destra, quindi anti-immigrazione, anti-euro, anti... Le coppie di fatto sarebbero il matrimonio di omosessuali. Allora, non solo matrimoni omosessuali, ma anche persone che convivono insieme senza essere di sesso diverso. Di sesso diverso. Quindi uomo e una donna abitano insieme e la Lega è favorevole o contraria? È contraria. La Lega porta avanti una battaglia per la difesa contro i gay. Prima di tutto contro i gay, ma innanzitutto per la difesa della famiglia tradizionale. Sì, va bene, giusto. Coppie sposate, giusto, con figli nati all'interno del matrimonio. Quindi uomo con donna, donna con uomo, va bene. Va bene. Però uomo con uomo, no. No. Donna con donna, no. Questo secondo la Lega. Secondo la Lega. Vabbè. Quindi la Lega, ecco, è questo tipo di partito, ha avuto un grande successo anche nel centro Italia, la Lega. E quindi adesso sarà interessante vedere, perché nessuna forza politica ha la maggioranza in Parlamento, no? Non ce l'ha Di Maio dei 5 Stelle, non ce l'ha la Lega né Berlusconi insieme, e poi c'è stata anche la sconfitta di Renzi, bene? Quindi Renzi si dimette, quindi lascia il Partito Democratico, ha preso meno del 20%. Al momento l'ex leader ha detto è già ex, ma in teoria no, finché non si farà il nuovo governo rimarrà in carica, darà le dimissioni quando il Presidente della Repubblica avrà programmato. Quindi non si sa quando si dimetterà, bene, al momento non sappiamo, forse continuerà. Ancora per qualche settimana vedremo ancora Renzi. Bene, a te piace Renzi come uomo politico? No. Sì. E va bene, quindi tu sei contento del risultato di queste elezioni? Sono contento del fatto che la maggior parte dei politici vincenti sono politici giovani, dai 30 ai 40. Fino ad oggi la politica italiana era fatta da over 50. Certo, quindi la generazione di quelli che governavano l'Italia fino alla fine degli anni 10, diciamo fino al 2010-2011, ormai è scomparsa. E c'è una nuova generazione di politici. Quindi Di Maio, Salvini, Renzi, Renzi sì, ma anche andato, la Meloni di Fratelli d'Italia. La Meloni, sì, ti piace la Meloni? Non tanto. E a te piace? A me sì, come donna mi piace la Meloni, sì, no, non è male. Insomma. Ci si potrebbe uscire a cena. Preferisco la Boschi, se proprio. Sì, però con la Boschi devi stare attento al portafoglio. Ma penso anche con la Meloni. Vabbè, la Meloni, sì. E poi un'altra cosa importante è questa. Che cos'è questa? La caffettiera napoletana. Questa è la napoletana. La napoletana. La napoletana, questa è una caffettiera, vedete come è fatta?
Adesso preghiamo la regia di inquadrare, adesso la apro tutta, la scomponiamo tutta, no? Così, bene. Come si compone questa? È una caffettiera più antica, prima della moca. Ecco, la moca, puoi prendere anche la moca, questa è la moca. Beh, questa è la moca, questa è la mochina, questa è la moca più piccola del mondo questa. No, ma avvicinati pure. Ecco, allora, questa è così, bene? Allora, adesso noi mischiamo tutti questi pezzi, bene, mischiamo tutti. Adesso, tu adesso a occhi chiusi, senza guardare, devi ricomporre le due macchine. Bene, vediamo. Vediamo che sei il loro italiano. Riesce a ricomporre le macchine. Così. E quindi da sempre il matrimonio. Bene. La prima macchina è ricomposta, la moca, questa è la macchina più moderna. Adesso vediamo la seconda macchina. La moca è tipo Doritto, un ricco cucino. No, questo no. Ce ne andiamo questi casi, no? Questo è il coperchio. Sì. Questo è l'altro. Questo cade. No. Questo è sempre il coperchio di prima. Ecco, queste sono riviste. Queste sono riviste, manca un pezzo. Ecco, questo, eccolo qua. Sì. Bene. Sì. Sì, ma non mi convince. Si mette l'acqua sotto, no? Si mette l'acqua sotto. Allora, qui si dovrebbe mettere il caffè. Perché era stata lavata, si mette l'acqua sotto, questo è il filtro, si mette il caffè e poi si chiude. E poi la si mette sopra il gas. Bene. E la stessa cosa si fa con quella. Vediamo. Eccoci, siamo quasi. Siamo quasi, questa no? Questa mia. Molto bene, un grande applauso. Bene, puoi aprire gli occhi. Bene, molto bene. Allora, oggi da Paolo e Giampaolo. Giampaolo e Paolo. È tutto, e quindi abbiamo commentato i risultati delle elezioni politiche che a noi personalmente sono piaciuti abbastanza. Soprattutto per Renzi, sì, molto. Renzi, è giusto che ora si riposi, ha fatto tanto per l'Italia, quindi adesso un po' di riposo ci sta bene, un riposo insomma il più possibile prolungato, e vabbè, quindi vedremo, ci divertiremo adesso a commentare i prossimi fatti politici nelle prossime settimane. Vi terremo aggiornati. Sì. Buona serata a tutti. Ciao.